Rosso Scarlatto di Antonella Ferrera. Mattei, De Mauro, Pasolini. Intrigo nazionale. Enrico Mattei, Mauro De Mauro, Pierpaolo Pasolini. Due uomini morti ed uno scomparso in circostanze che, a distanza di decenni, fanno ancora discutere e sollevano dubbi. Tre elementi chiave di un inquietante complotto che, se vero, racconterebbe un'altra storia d'Italia, un intreccio perverso e diversivo di cui Mattei sarebbe stato la prima vittima. La sciagura aerea di Basse-Capè, in cui muore il corsaro del petrolio nel 1962, non sarebbe quindi un incidente, ma un omicidio freddamente pianificato per eliminare l'unico vero antagonista dei poteri occulti che in quel momento controllano il paese. Un mistero tutto italiano, una verità indicibile, in cui si imbattono, trovandone le prove, il giornalista Mauro De Mauro e lo scrittore Pierpaolo Pasolini, firmando così la loro condanna a morte. A ricostruire l'intera vicenda e a introdurre l'ipotesi che un disegno preciso leghi questi tre casi apparentemente isolati è l'inchiesta del PM Vincenzo Calia, costretto dopo 9 anni di indagini a concludere il fascicolo con una richiesta di archiviazione. Mancano prove certe e inconfutabili per poter inchiodare i colpevoli o presunti tali alle loro responsabilità. L'inchiesta viene definitivamente chiusa nel 2004, ma il seme del dubbio ormai è piantato. Sulla base di questa inchiesta, i giornalisti Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza sono giunti a conclusioni contenute nel volume Profondo Nero, pubblicato da Chiare Lettere, conclusioni che fanno discutere. Noi vi riproponiamo questa ricostruzione insieme al commento degli autori. Sabato 27 ottobre 1962, è sera. Pochi minuti prima di atterrare sulla pista dell'aeroporto di Linate, il Morin Saulnier 760 su cui viaggia il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, si accende in una fiammata e si schianta a terra, a Basse-Capè, tra i campi della provincia pavese. A bordo con Mattei muoiono anche il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale. Nel giro di poche ore il luogo del disastro si riempie di persone, curiosi, fotografi, giornalisti. Tra i resti ancora fumanti dell'aereo vengono ritrovati i corpi carbonizzati, ormai irriconoscibili, del pilota e dei due passeggeri. Si recupera anche un oggetto che nelle successive indagini, a distanza di anni, avrà un ruolo cruciale: il quadrante con le sfere d'oro dell'orologio Omega che Mattei portava al polso. Le lancette sono ferme alle 18:50. Scatta la ricerca di testimoni. Fabio Mantica, un giornalista del Corriere della Sera, raccoglie le dichiarazioni di Mario Ronchi. Si tratta di un agricoltore del posto che afferma di avere visto tutto. Ho sentito un rumore, come di un tuono. Sono uscito nell'aia per dare un'occhiata. Pioveva, ma non tanto. Mi è sembrato strano un tuono così forte. E il cielo era tinto di rosso, c'era qualcosa che bruciava come un grande falò, con fiammelle che scendevano tutto attorno. Ronchi capisce che si tratta di un aereo in fiamme. Si era incendiato, i pezzi stavano cadendo sui prati. Il contadino dice di essere corso ad avvertire i carabinieri di Landriano. La sua testimonianza, raccolta a caldo, viene pubblicata sul Corriere il mattino successivo. Ma il 29 ottobre, ascoltato dal maresciallo dei carabinieri Augusto Pelosi, l'uomo cambia completamente versione. Niente palla di fuoco nel cielo, nessun boato. Solo un incendio scoppiato all'improvviso a circa 300 metri dalla sua abitazione. Da questo momento, e per 35 anni, il contadino rimarrà fedele a questa seconda versione. Ma perché Ronchi ritratta in modo così radicale? Una possibile chiave di lettura arriva nel 1997, quando il PM Calia lo interroga e cerca di ricostruire con lui quella notte ormai lontana. Giuseppe Lo Bianco, Ronchi viene prelevato il 28 ottobre 1962 da dipendenti della SNAM e portato in un loro ufficio a San Donato Milanese,
Perché? Che cosa gli chiedono? Beh, questo resta un mistero. Colpisce invece la coincidenza temporale che subito dopo questo incontro, che avviene appunto il giorno dopo la tragedia di Bascapè, Ronchi ritratterà quella versione data a caldo ai microfoni della RAI. Secondo lei, l'ipotesi che sia stato comprato è un'ipotesi plausibile? Beh, questa è un'ipotesi che affiora nell'inchiesta di Calia, visto che Ronchi nel corso degli anni, poi la SNAM, quindi una consociata dell'ENI, ha messo su una strada interpoderale, lo ha assunto come guardiano del Memorial Mattei, quindi ha avuto una serie di benefici dall'ENI. Il coinvolgimento della SNAM fa entrare in gioco una figura centrale nell'ipotesi di complotto, è quella di Eugenio Cefis, ex braccio destro di Mattei. Lo hanno soprannominato il corazziere perché è alto 1,90 m, è brusco e autoritario, basta il suo sguardo per fulminare i sottoposti. Mangia in continuazione zollette di zucchero, gli servono per tenersi su, dice lui. È una vecchia abitudine che risale ai tempi della guerra, quando Cefis combatteva come partigiano col nome di battaglia di Comandante Alberto. La SNAM è a caccia di informazioni e questa è esattamente la sua specialità. Prima di diventare partigiano, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e servito nelle Forze Armate come ufficiale del Servizio Informazioni Militare. A tutti appare un uomo misterioso e impenetrabile. C'è chi si dice convinto che durante la guerra abbia avuto rapporti strettissimi con l'OSS, il Servizio Segreto Americano, e che quel legame si sia consolidato con la creazione della CIA. E riguardo al rapporto con Mattei, qualcuno sussurra che tra i due fosse ormai nata una guerra aperta, iniziata 9 mesi prima, quando l'inarrestabile corsaro del petrolio lo costrinse a dimettersi dal suo incarico all'ENI. Il mistero che aleggia intorno alla figura di Cefis si infittisce quel sabato di ottobre del 1962. Tra le persone accorse sul luogo della tragedia, qualcuno nota un dirigente dell'ENI arrivato con l'autista. L'uomo avrebbe scrutato i resti dell'aereo, come se stesse cercando qualcosa. Poi si sarebbe dileguato nel nulla. Ci si interroga a lungo sulla sua identità e negli anni 90 è la nuova indagine del PM Calia a raccogliere una testimonianza preziosa, quella di Fortunato Zigliani, direttore degli stabilimenti AGIP di Fiorenzuola d'Arda. Negli ambienti ENI e SNAM si sapeva della preoccupazione di Eugenio Cefis di trovare sul luogo della sciagura la borsa contenente i documenti che Mattei aveva con sé sull'aereo. Si diceva che Cefis fosse andato sul posto diverse volte e della ricerca della borsa erano stati incaricati i suoi uomini più fidati. Tutti lo sapevano. Sarebbe stato dunque Cefis il misterioso dirigente visto a Bascapè? Beh, lì c'è una testimonianza di un cronista del Corriere della Sera che vede questo misterioso dirigente sul luogo della tragedia, lo segue quando lui si rimette in macchina e torna negli uffici dell'ENI e poi lo risegue ancora quando pochi minuti dopo riesce dagli uffici dell'ENI. Il cronista del Corriere della Sera si chiama Raffaello Romano e la sua testimonianza è agli atti dell'inchiesta. Sì, è possibile che Cefis fosse andato lì sul luogo della tragedia, ma non abbiamo la certezza che fosse Cefis quel dirigente visto lì sui luoghi. In quei giorni si aggira tra i rottami anche Tom Pons, il noto detective privato legato all'ENI da un contratto per la gestione del servizio informazioni dell'ente. Era un altro uomo di Cefis, Tom Pons? Sicuramente sì, poi verrà coinvolto successivamente negli anni successivi in un'inchiesta cosiddetta degli spioni avviata dalla Procura di Roma. E Tom Pons è quello che per primo riesce ad acquistare delle fotografie molto dettagliate sul velletto fatte da un fotografo arrivato per primo sul posto. Quelle fotografie non saranno mai pubblicate da nessun giornale, quindi lo scopo dell'acquisto delle fotografie era certamente altro, diverso dalla pubblicazione. Ma la storia del rapporto tra Mattei e Cefis risale a molto tempo prima, ai tempi in cui erano entrambi partigiani. Ciascuno rispetta l'intelligenza dell'altro, ma emerge una profonda e insanabile diversità. Mattei è estroverso, passionale, fortemente convinto che l'Italia, una volta liberata, possa trovare al suo interno l'antidoto democratico per non cadere nella sfera di influenza filocomunista. Cefis, praticamente il suo opposto.
freddo, calcolatore e propenso a risolvere i problemi a colpi di mitra. Nella lotta contro i rossi punta sul sostegno degli americani, con cui ha rapporti diretti attraverso i servizi segreti. Perché quando Mattei viene chiamato all'AGIP per liquidarne le attività, contatta proprio Cefis proponendogli di diventare suo stretto collaboratore. E lì scatta, secondo noi, una solidarietà partigiana. Mattei amava circondarsi di partigiani e la sua guardia del corpo era appunto un antico partigiano. E le montagne della Valdossola, gli anni della guerra partigiana avevano saldato delle solidarietà fortissime e probabilmente, al di là di una diffidenza caratteriale, non erano ancora esplosi in quel periodo i forti contrasti che caratterizzano i rapporti tra i due poi nel periodo successivo. Cefis accetta l'incarico di direttore del personale dell'AGIP. Diventa rapidamente il suo braccio destro, pronto ad occuparsi delle operazioni meno convenzionali. Gestione dei rapporti con i servizi segreti e con i politici. Con il sostegno di uomini come Cefis, Mattei dà il via a un'inarrestabile corsa verso il successo. Spinge il Parlamento a varare leggi ad hoc che concedono carta bianca a Leni. Fonda un quotidiano, Il Giorno, e due agenzie di stampa. Crea una rete di informatori a cui forniscono assistenza diretta persino i servizi segreti. Anche in materia di politica estera la fa da padrone. Costruisce rapporti con Libia, Iran e Giordania, si incunea nei rapporti tra Francia e Algeria, firma addirittura contratti con l'Unione Sovietica, una vittoria personale per il paese che però gli procura l'ostilità di buona parte dell'establishment occidentale. I suoi avversari parlano di matteismo, di una sorta di ideologia contraria agli interessi atlantici, perché basata su una piena emancipazione dell'Italia. Sostanzialmente sì, Mattei sognava l'autonomia energetica del nostro paese, che voleva dire soprattutto autonomia finanziaria e poi negli anni anche autonomia politica dalle scelte degli Stati Uniti. Se Mattei fosse rimasto vivo, forse questo paese sarebbe stato diverso. Il 19 luglio del 1962 il Foreign Office scrive: il matteismo è potenzialmente molto pericoloso per tutte le compagnie petrolifere che operano nell'ambito della libera concorrenza. Non è un'esagerazione asserire che il successo della politica matteista rappresenta la distruzione del libero sistema petrolifero in tutto il mondo. Anche gli analisti della CIA a Washington, un anno prima, hanno redatto un rapporto top secret, inoltrato alla Casa Bianca, al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, all'FBI e al Pentagono. L'enorme influenza di Mattei nella politica interna, la necessità di petrolio a basso costo per l'industria italiana e il prestigio conseguente alla presenza del logo dell'ENI in alcune zone sottosviluppate portano a prevedere che il governo farà ben poco per ridurre in maniera significativa le attività di Mattei. Cefis, invece, nei rapporti con gli alleati americani, continua a coltivare amicizie. Nel 1953, per la prima volta, arriva a ricoprire un incarico politico. Diventa membro del direttivo milanese della Democrazia Cristiana ed entra in contatto con Fanfani, con cui costruisce una duratura alleanza. Tutto questo rimanendo nell'ombra. Quasi nessuno in Italia conosce il suo aspetto e anche nell'ambiente dell'ENI sono in pochi a sapere quali siano effettivamente i suoi compiti.